La fantascienza ce lo racconta da più di 50 anni. L'arrivo dell'alieno, della minaccia cosmica, la pandemia che ci costringe tutti in casa per paura del contagio. Ora ci siamo, non è un alieno, non è cosmico, è una pandemia. Si può affrontare, lo stiamo già facendo, ma fa comunque paura. Le città sono vuote, anche Rimini. Certo, Rimini non da subito, forse, ma anche Rimini. Eppure la fantascienza, la letteratura, il mito ci raccontano anche che quando l'umanità è minacciata è capace di trovare le energie per ripartire. Si può fare! Neanche a dirlo, c'è chi fa il furbo, come ci racconta Corrado Paolizzi, medico di famiglia. Ci stanno chiedendo certificati di malattia in maniera completamente impropria. C'è un decreto legge, quindi una legge, che dice che i datori di lavoro devono favorire il periodo di ferie dei propri dipendenti. Molti dipendenti non vogliono giocarsi le ferie e quindi ci chiedono a noi un certificato di malattia. Non è un certificato legale, non è un certificato congruo. Ma ci sono anche belle storie, come i ragazzi di Team Bota Rimini, un gruppo di amici che in pochi giorni ha dato vita ad un team di soccorso per portare la spesa e i farmaci a casa di chi non si può muovere. Abbiamo fatto un pezzo di strada con Michele e Andrea. Un gruppo di giovani ragazzi, di giovani amici in primis, si è ritrovata unito sotto, diciamo, gli stessi ideali. Abbiamo pensato che il momento era dei più difficili, che la gente aveva e ha molta paura e diciamo che pensavamo che dare delle notizie positive, delle notizie che potessero far dire alla gente: caspita, ci sono ancora ragazzi giovani che però ci tengono e hanno voglia di mettersi al primo posto in questa battaglia, è stato il nostro motore, diciamo. Noi in questi giorni siamo nati l'altro ieri abbiamo fatto una decina, 7-8 consegne. Oggi sono già in aumento, siamo arrivati a una 14-15 e molte sono anche semplici chiamate di signori, di persone che magari sono sole e che hanno bisogno di un po' di compagnia, di solamente fare due chiacchiere, fare due parole e molti anche solamente di complimentarsi. Quindi diciamo che ne stiamo facendo parecchie, ce ne sono state alcune veramente emozionanti, toccanti. Una di ieri sera, di ieri pomeriggio, è stata forse al momento la più anche impegnativa dal punto di vista emotivo, perché era questa signora che ha il marito immunodepresso e che oggi sarebbe dovuta andare a fare questa visita in ospedale e non aveva la mascherina. Gli serviva una mascherina con il filtro, una mascherina fatta per bene. E in questo periodo sappiamo che è difficilissimo trovare mascherine. Però per fortuna ne avevamo una e quando gliel'abbiamo portata la signora si è sciolta, si è commossa e quello è stato veramente un bel momento. Ci salutiamo al prossimo Covidio con un appello lanciato dal grande maestro Domenico Bini. No panico!